Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Antonio e quest'oggi vi voglio parlare di un relè wifi ma diverso dagli altri. Non fa veramente parte della famiglia dei Sonoff, ma è comunque compatibile con i WeLink, quindi potremo utilizzarlo con Google Home. Stiamo parlando di un relè wifi che, a differenza del nostro Sonoff, che rimarrà attivo finché noi non andiamo a ridare il comando, questo relè sta attivo per un secondo, quindi ci potrà tornare utile in tutte quelle applicazioni che vogliamo utilizzare, per dire accendere nel mio caso una stufa pellet, oppure aprire un cancello automatico, sappiamo che basta quell'impulso di un secondo, oppure aprire il portoncino d'ingresso elettrico, sappiamo che basta l'impulso. Tutte queste applicazioni potremmo usare questo relè, che vi lascerò comunque in descrizione il link. L'ho trovato veramente utile. Ecco voi il tutorial. Bene, vediamo il prodotto in questione. Io l'ho preso da Amazon tramite questo rivenditore qua. Andiamo a vedere l'oggetto, molto compatto. Possiamo vedere nel dettaglio, questi due morsetti dove si può alimentare in continuo o in alternata da 7 a 32 volt in questi morsetti qua, oppure in questo micro USB normalissimo 5 volt. Qua alle uscite dei contatti, normalmente aperto, comune e normalmente chiuso, e basta, semplicissimo. Questo è il pulsante per la programmazione e questo è il pulsante per il mod. In una modalità possiamo tenere il relè eccitato per un secondo, oppure nell'altra modalità possiamo avere il relè esattamente come gli altri Sonoff classici, che da app gestiamo quando spegnere e quando accendere. Però la bellezza di questo è che dà l'impulso, quindi noi lo utilizzeremo per dare un impulso. Possiamo vedere che le dimensioni sono simili a un Sonoff classico, la differenza è che qua non abbiamo l'uscio e dovremo inserirlo in una scatola di corrente per non sia brutto e non rimanga all'esterno. Andiamo a vedere il funzionamento di questo nuovo relè. Allora, lo alimento. Andiamo a vedere che lui adesso cerca la rete. Io in questo caso l'ho già programmato prima, ma quando lo prenderà da nuovo continuerà semplicemente a lampeggiare. Quando diventa rosso fisso è perché ha trovato la rete ed è tutto a posto. Allora, vado a premere il pulsante. Il contatto sta chiuso per un secondo e poi si riapre, dà l'impulso praticamente. Questa cosa, cosa possiamo fare con questo impulso? Un sacco di cose, i cancelli automatici, dare un consenso a qualsiasi strumentazione, aprire il portoncino elettrico, qualsiasi cosa. Io nel mio caso comanderò una stufa, quindi mi va benissimo l'impulso di un secondo, oppure possiamo fare anche trasformarlo in un Sonoff qualsiasi con il contatto pulito, premendo questo pulsante qua. Adesso rimarrà come un Sonoff classico finché non do di nuovo un impulso, il contatto non si rilascerà. Andiamo ora a vedere il funzionamento, più tardi vi farò di nuovo vedere come si programma, anche se si programma esattamente come un Sonoff normalissimo. E questo l'ho rinominato stufa, premo e per un secondo sta acceso. Qua ci dice le caratteristiche, modello G1 della New Smart, che sarà sicuramente la ditta produttrice di questo relè. Possiamo vedere che rimane tutto come
come da pulsante. Se invece faccio questo lavoro qua, che premo il mod, lui mi diventa un suono classico. E anche vediamo dall'interfaccia che devo premere per rilasciare il relè. Però a me comunque mi interessa così. E vediamo che fa già tutto in automatico. Vediamo ora invece di nuovo come apprendere il nostro sonoff. Abbiamo di nuovo le due possibilità. La possibilità 1 è quella classica, premere finché non lampeggia in questo modo, che è assolutamente questa. Una volta che siamo in questa condizione, possiamo andare a fare il pairing cliccando su prossimo, e ci troverà questa condizione. Oppure, perché delle volte con due router ha dei problemi, c'è la programmazione 2. Una volta entrati in questa programmazione, si entra in quest'altra programmazione, che è, come vi avevo già fatto vedere l'altra volta, quest'altra opzione. Praticamente dobbiamo entrare nel wifi dalle postazioni del telefono, connegarsi al suo wifi che genera lei, inserire la password del sonoff che è da 1 a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e poi tornare su questa schermata, scrivere il nome del nostro wifi a cui la vogliamo collegare, la nostra password, e praticamente facendo così scriviamo la password dentro il sonoff. Una volta finito questo procedimento, il sonoff stesso sarà lui a chiamare il nostro router e collegarsi. In questo modo non ho mai trovato problemi. Nell'altro certe volte potrebbe non collegarsi, ma in questo modo io sinceramente non ho mai avuto problemi, si è sempre collegato. Adesso esco dalla programmazione. Adesso si riallinea al mio wifi di casa. Una volta riallineato, posso di nuovo andare ad utilizzarlo. Mentre per utilizzarlo con Google Home, e quindi con la voce, vale lo stesso discorso degli altri video. Ci scarichiamo l'app IFTTT, andiamo a crearci il nostro applet con cui diciamo a Google Home di accendere, nel mio caso, la stufa, e dopodiché inseriamo il nostro account WeLink, selezioniamo questo relè e sarà già tutto fatto in automatico. Anche in questo caso l'ho già fatto. Possiamo vedere: ehi Google, accendi stufa. Subito. Dall'impulso e me l'accende. Come tutti i sonoff in generale, abbiamo visto com'è facile programmare anche questo G1. Esattamente come negli altri sonoff, volendo si può sempre fare la modifica dietro al pulsante del comando. Si può mettere anche un comando fisico, esattamente come gli altri sonoff che vi avevo spiegato nei video passati. Bene, se vi sono stato utile, iscrivetevi al canale, un mi piace sempre gradito. Inoltre, se volete vedere come collegherò questo sonoff con la mia stufa, seguitemi su Facebook o su Instagram, magari pubblicherò una storia o un breve video su come lo installerò. Rimanete sempre aggiornati cliccando la campanella, e ci vediamo con i prossimi video.